ci sono bisogno di presentazioni quando parliamo di staff, specialmente a Pisa. Allora, che dire, insomma, una serata sicuramente importante per un'iniziativa altrettanto importante. No, io sono onorato e contento di questa cosa qua, perché Gianluca è stato il direttore sportivo che mi ha voluto a Pisa. Io avevo giocato l'anno prima contro, quando giocavamo con l'Aosta, contro Gianluca. Lui mi aveva visto in campo e era successo quello che era successo in campo, però io ho cercato di stemperare sempre gli animi. Gianluca è venuto nello spogliatoio a farmi i complimenti e l'anno dopo mi ha voluto qua con lui nel Pisa. Quindi io ho visto le sue figlie quando erano piccole, ora me le ritrovo così, sono orgoglioso e contentissimo di essere qua e di far parte di questo comitato. Sì, raccontaci un aneddoto, sicuramente quello più significativo e importante per te. E un aneddoto con Gianluca, sì, quando sono arrivato qua a Pisa, per esempio, ero senza niente, lui mi ha accolto in casa sua, mi ha regalato una televisione. Questo è Gianluca Signorini, cioè una persona strana per lui, mi ha regalato una televisione perché a casa non ce l'avevo, perché ero in un alloggio di fortuna. Questo per me è stato il primo incontro con Gianluca. Senti, parliamo ovviamente del torneo, però una piccola parentesi con te non posso farla. La differenza del vostro calcio e quello di oggi. Ma ne parlavo anche con altri miei ex colleghi, è cambiato tutto, ora c'è molta più competitività, però che parte dalle tribune, i ragazzini piccoli ora vanno a casa e non stanno più in cortile come facevamo noi col pallone. E ora, anche per quel ruolo che ricopro, faccio l'osservatore per l'Inter, è sempre più difficile trovare ragazzi di talento e ragazzi che sono innamorati di questo sport. Ci sono, ma è sempre più difficile in Italia. In bocca al lupo. Crepi, grazie.